Allora, torniamo a parlare degli impatti sulla economia, non solo nelle zone del focolaio. Da una parte ci sono aziende e fabbriche ferme perché non hanno i dipendenti, poi ci sono locali, negozi vuoti, dall'altra invece supermercati di beni di prima necessità che sono stati saccheggiati e poi, da quello che abbiamo capito, riforniti. Insomma, una produzione e consumi in difficoltà. Facciamo un quadro della situazione con Luigi Scordamaglia, consigliere di Filiera Italia, amministratore delegato di un grande gruppo alimentare italiano. Buongiorno, bentornato. Con Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager. Buongiorno Cuzzilla. In collegamento via web Alessandro Paterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. Allora, Scordamaglia, partiamo dalle aziende che si sono dovute fermare nelle tre regioni interessate, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Il rischio è quello di bloccare buona parte del PIL nazionale, non nascondiamocelo. Certamente, fenomeni come il crollo della Borsa di Milano, l'aumento dello spread, ci dicono che c'è una nuova priorità nel Paese, fermare il contagio economico, che avrebbe degli effetti ancora più devastanti, ancora più duraturi dello stesso virus. Come lei diceva, in queste regioni le prime misure hanno provocato un blocco, soprattutto nei focolai, pressoché totale dell'attività di produzione, dell'attività distributiva. La interrompo, vedete l'incidenza sul PIL nazionale di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, fatti i conti, è il 48% del PIL. Queste sono le regioni che trainano il Paese, che altrimenti senza il traino di queste regioni sarebbe in un effetto totale recessivo. Quindi attenzione, oggi è il momento della razionalità, non bisogna bloccare la produzione industriale e commerciale, bisogna trovare un equilibrio con una patologia che ieri ci dicevano molti virologi, dovrà coesistere con noi per settimane o mesi, come è coesistita ormai l'influenza normale che, ripeto, ieri veniva ricordato, fa diverse migliaia di vittime all'anno, ma non blocca totalmente il Paese. Però sulle industrie alimentari il caso è diverso ed anche più complicato. Sulle industrie alimentari, le industrie alimentari vanno, tutta la filiera tutelata prioritariamente per due motivi: sono prodotti deperibili, non sono bulloni, non si possono stoccare e soprattutto se si interrompono, tra l'altro queste regioni sono responsabili del 50% dell'export agroalimentare, se interrompiamo l'attività di queste aziende si creano quelle psicosi da scaffale vuoto che oggi non sono oggi sono del tutto immotivate, ma che se si interrompesse ancora l'attività diverrebbero motivate. Allora Alessandro Paterotti, come commenti queste immagini, queste scene, veramente gli scaffali vuoti in diversi supermercati che, lo precisiamo, sono anche in zone non vicinissime al focolaio? Ci dobbiamo preoccupare? Che dobbiamo fare? Si sono preoccupati anche all'estero, perché fino a poche ore fa la notizia degli assalti ai supermercati dominava sui siti internazionali. È un po' una reazione scomposta che purtroppo non ci fa sicuramente onore, visto che le condizioni per queste reazioni non ci sono. Vero è che sono anche le grandi imprese che alimentano in questo senso l'incertezza. Due giorni fa la Procter & Gamble, che è la più grande azienda del mondo dei beni di largo consumo, è stato l'amministratore capo ad annunciare 18.000 prodotti potrebbero essere nella catena di distribuzione, sparire o essere bloccati o comunque avere delle problematiche di produzione. 18.000 prodotti della Procter si vede dallo spazzolino fino ai registratori, non so se c'è di tutto là dentro, quindi questo sicuramente alimenta l'incertezza. Però la cosa che voglio solo correggere è questa: l'unico settore che fino adesso tiene alla questione del virus è la borsa, paradossalmente, perché il crollo di ieri non cambia minimamente un mercato che è in rialzo del 15% rispetto a un anno fa. Quindi attenzione, perché la liquidità delle banche centrali è il vaccino per la borsa, ma attenzione, bisogna trovare anche una liquidità vera per finanziare la ricerca dei medicinali, della sanità, cioè di tutte le problematiche che stanno venendo fuori adesso con questa emergenza. Certo. Andiamo, grazie, a Bruxelles dal nostro corrispondente Alberto Romagnoli per fare un po' il punto sui risvolti economici a livello globale. Che situazione si sta profilando?
Sì, buongiorno da Bruxelles. Per darvi un'idea delle preoccupazioni dei belgi, in prima pagina di questo giornale belga c'è una foto di un gondoliere che porta due passeggeri con la mascherina e dice: sono a rischio le gite scolastiche in Italia. E un altro giornale dice: il coronavirus bloccherà la Milano-Sanremo. Sapete, qui in Belgio sono molto appassionati di ciclismo. Allora, questa è la prima conseguenza, il turismo. Però, qui possiamo vedere le immagini dalla regia di Bruxelles, nessuno in questo momento in Europa e nelle capitali intorno all'Italia vuole mettere in discussione il trattato di Schengen, cioè la libera circolazione di persone e merci. Perché? Perché evidentemente se si restarassero dei controlli alla frontiera, che sono peraltro possibili, accade ad esempio fra la Francia e il Belgio all'epoca degli attentati del 2015, non è in questo momento interesse di nessuno, né evidentemente dell'Italia che vuole continuare a esportare le sue merci, né dei paesi limitrofi che fanno grandi affari con il nostro paese. Qui vedete un tweet della commissaria europea alla salute, che oggi sarà appunto a Roma, che lode il governo italiano e annuncia lo stanziamento di 230 milioni di euro per far fronte in questa prima fase dell'emergenza. È evidente appunto che bisognerà vedere come la situazione evolverà nelle prossime settimane, e fermo restando appunto che resta una competenza degli stati nazionali vigilare sulle proprie frontiere. Per il momento da Bruxelles è tutto, restituisco la linea a Roma. Grazie al nostro corrispondente. Kutsila, presidente, ricordiamo, di Federmanager. In Gazzetta Ufficiale già pronto il decreto attuativo per il cosiddetto smart working, cioè il lavoro da casa. Abbiamo visto nelle zone focolaio le persone che sono costrette a rimanere nei propri appartamenti lavorano da casa. A che punto siamo? E che cosa vuol dire precisamente smart working? Allora, intanto è lavoro da casa, è lavoro fuori dalla sede. Prima questa forma contrattuale veniva concordata tra azienda e lavoratore. Con questo decreto si riesce ad organizzarlo senza accordi. Questo significa che si riesce a proteggere tutte le persone sul proprio domicilio, ma anche in tutti i posti dove li può far comodo. È chiaro che l'azienda deve essere attrezzata con device, computer, telefono. Noi qui paghiamo, diciamo, un momento, diciamo, di non attività forte, perché nei paesi europei, in Italia siamo al 4% su questa forma di lavoro contro il 9% dell'Europa, il 20% di paesi nel nord d'Europa e il 30% in America. E poi in Italia questa forma di, chiamiamola, telelavoro, lavoro agile, sono tutte queste dimensioni, non è in maniera strutturale. Fino ad oggi è stato sempre un po' un accordo aziendale, anche per aiutare molte volte le persone che stavano in stato di gravidanza o un'altra cosa. Non si è arrivati con una mentalità. È chiaro che dopo il ponte Morandi, dopo questo, dopo tutte le crisi ambientali, le crisi sanitarie, si deve pensare veramente a questa forma. Cioè, ben venga questo decreto, per adesso questo è solo sulle zone rosse. Io penso che questo si debba allargare in questo momento in tutta Italia, se non riusciamo a circoscrivere bene tutto il territorio. Chiaramente questo dà un'agevolazione forte, perché su questo c'è, certo, un risparmio dell'azienda, c'è un risparmio da parte del lavoratore, ma c'è un risparmio sociale, perché le persone, stando a casa o nei posti dove loro vogliono, questo riescono, chiaro, a farli organizzare. Grazie a tutti.